Voi siete una squadra limitata. Voi siete una squadra limitata. Oggi ho avuto la conferma di essere tifoso di una squadra limitata. Di essere tifoso di una squadra limitata. Perché oltre a quello che si fa non si può andare. Io voglio capire, dopo il 2-1 di Achraf Hakimi, cosa è successo. Tra l'altro un grande gol di Hakimi, un'altra grande prestazione di Achraf Hakimi, ma non di tutto il resto della squadra oggi. Non di tutto il resto della squadra. Handanovic che prende il primo gol e non si butta neanche, cioè non vuole neanche vedere dove va il pallone, io non lo so. Ma tralasciando quello, no? Che tra l'altro nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, perché siamo andati addirittura a ribaltarle, a riprendere la partita contro una squadra che sta veramente giocando bel calcio. Ma io voglio capire. Poi il pareggio ci può stare, eh? Pareggiare con la Roma ci può stare, alzo le mani, eh? Lo dico da interista, eh? Pareggiare con la Roma ci può stare, perché alla fine non hai giocato contro una squadra che non ha un minimo di mentalità. La Roma ce l'ha la mentalità. La Roma c'ha un bel gioco, gioca bene a calcio. E anche oggi l'ha fatto vedere. Ma io voglio capire. Io voglio capire perché siamo una squadra limitata. Adesso me lo dovete spiegare, perché dopo il 2-1 di Hakimi siamo completamente spariti dal campo. Siamo completamente spariti dal campo. Arturo Vidal, brutto maledetto bastardo. Sei un maledetto bastardo, sei. Hai avuto l'occasione per chiuderla. Abbiamo avuto diverse, non solo quella, diverse, dico anche nel primo tempo. Ti sei mangiato due gol oggi. Oggi Arturo Vidal ti sei mangiato due gol. Tutte le occasioni che non abbiamo sfruttato nel primo tempo, come al solito, andiamo sotto nel risultato contro chiunque, contro il Crotone, contro la Samp, contro la stessa Roma oggi. In Champions League non ne parliamo, perché se parlo di Champions League con questa squadra non si può neanche andare al quarto posto, perché non ha senso andare in Champions con questa squadra. Non ha senso andare in Champions con questa squadra. E adesso cosa ci dobbiamo aspettare? La vittoria con la Fiorentina? La vittoria con la Juve? Ma per favore, ma dai. Io veramente non capisco cosa c'è dentro questa testa bagata di cazzo. Antonio Conte oggi mi hai sbagliato tutto. Antonio Conte oggi mi hai sbagliato. Mi fai entrare ancora, guarda, che se guardo Perisic in faccia. Se guardo Perisic in faccia, mi viene voglia di... Madonna stronza, di prenderlo a schiaffi, proprio così, ma di tirargli 55 la destra a sinistra di schiaffi. Che voi non mi... Ma veramente. Un giocatore che merita solo di essere preso a pedate sui denti, guarda. A pedate sui denti. Ivan Perisic. Gagliardini. Mi togli Vidal, va bene, era stanco, era infortunato, cioè, e non mi fa entrare né Eriksen. No, perché poi se parlo di Eriksen vado sempre a toccare sempre quel discorso. Ma almeno Sensi, no, neanche Sensi. Ma sì, ma noi abbiamo i giocatori solo perché... Allora, noi siamo come i DVD, no? Noi siamo come i DVD. Prendiamo tipo, vi faccio un esempio, un film che ci piace. Mettiamo Gomorra, no? Però non lo metto. Gomorra non lo metto, lo lascio solo sul piano dei DVD, perché lo voglio lì, però non lo voglio mettere. È la stessa cosa, lo stesso identico ragionamento. È come se tu comprassi una cosa che ti piace, ma non la utilizzi mai. Io mi sono rotto veramente i coglioni di voi. Io veramente mi sono letteralmente rotto i coglioni. Io mi sono letteralmente rotto il cazzo di voi. Ma non per il pareggio, ma per le prestazioni. Perché per il 2, dopo il 2-1, io ve l'ho detto 100 volte, pareggiare con una squadra come la Roma ci può stare. Perché anche loro stanno lottando per obiettivi importanti. Ma in questo modo no. Perché caro mio. 2-1 a Kimi è finita la partita. 2-1 a Kimi è finita la partita. L'Inter fa come se fosse il 90esimo, sparisce completamente dal campo. E sai che vi dico? Sai cosa vi dico? Che io speravo che la Roma facesse il 3-2.
Ve lo dico, io speravo che la Roma facesse il 3-2, ma non perché sono un tifoso occasionale, non perché voglio andare contro questa, perché veramente mi fa incazzare l'atteggiamento, mi fa incazzare guardarvi mentre corro, perché veramente oggi, cioè io non lo so, non lo so, io non so più cosa dire, voi siete un branco di limitati, siete un branco di limitati, punto, punto. E a un certo punto della partita meritavamo addirittura anche di essere sotto oggi, eh? Meritavamo anche. Dopo, tra l'altro, che siamo andati in svantaggio nel primo tempo col gol di Pellegrini. Ma a un certo punto della partita, il secondo tempo, dopo il 2-1, poi ha pareggiato la Roma con Mancini e tutto quello che. Ma in un certo punto della partita meritavamo pure di andare sotto e di essere rimontati e strarimontati un'altra volta. Complimenti, faccio i complimenti veramente. Comunque una squadra come la Roma, perché nonostante lo svantaggio, nonostante essere stata ripresa dall'Inter, ha veramente dimostrato di essere una grande squadra. E io non sto dicendo che la Roma non è una grande squadra, io non sto dicendo che non ci sta a pareggiare con la Roma, ma io sto dicendo che l'atteggiamento dei giocatori dell'Inter mi fa veramente letteralmente girare i coglioni. Mi fa girare il cazzo perché dopo il 2-1 di Hakimi siamo completamente spariti dal campo. E io dico per questo che non vinceremo mai nulla. Perché se l'atteggiamento è questo, se la mentalità è questa, non andiamo da nessuna parte. Ficcatevelo in testa. Siamo un branco di limitati. Scrivete quello che volete. Siamo un branco di limitati. Basta. Può finire così il video. Mi piace, fate quel cazzo. Non iscrivetevi, iscrivetevi. Insomma, fate quel cazzo che vi pare perché oggi. Passerò un'altra giornata di merda, come ogni domenica, ogni. Perché tanto è così? Ormai io questa squadra la conosco, la tifo da 13 anni, 14 anni a questa parte. Quindi ormai. Che me devo aspettare? Che me devo aspettare? Che sono 14 anni che aspetto che l'Inter vince qualcosa. Ma di che cazzo vogliamo sta a parlare? Dai, Eva.